Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Ebbene, avevo provato su YouTube, ma niente da fare. Facciamolo qui su Facebook. Prima della reaction alla puntata della notte passata, dirò, ne ho qualche notizia. I campioni di coppia di Impact Wrestling The North stanno raggiungendo quasi 270 giorni di regno da campioni di categoria per la puntata. Tra circa un giorno, diciamo, di All Elite Dynamite, che non sarà più quella scuola speciale Blues and Guts, ma sarà una semplice puntata di Dynamite come l'altra volta senza pubblico, avremo un face to face importantissimo tra Chris Jericho e Matardi. Poi match Cody Rhodes contro Jimmy Havoc e Kenny Omega contro Sammy Guevara. Bene, iniziamo dunque questa bella diretta differita reaction di Raw. Ecco, qui c'è Paul Heyman che inizia, diciamo, a pubblicizzare il suo cliente come colui che ha fatto già numerose vittime nel corso del decennio, degli anni, delle decadi. E il prossimo sarà quindi anche Drew McIntyre. Lo stesso Drew McIntyre che poi dice: io sono sicuramente contentissimo di lavorare in questo momento presso il mio con Brock Lesnar, non vedo l'ora di farlo, anche perché finalmente il titolo sarà la vita di colui che ogni settimana sarà costantemente presente a Raw, nello show principale WWE. Ed ecco qui che sono al centro del ring, al Performance Center di Orlando in Florida, Paul Heyman e Lesnar, ovviamente senza pubblico, vuoto. E qui dice Paul Heyman, appunto, a WrestleMania, due grandi superstar di questo business si contenderanno la cintura più importante della federazione, il titolo WWE. Intanto, ecco, un Lesnar stile primi anni diciamo, rasato, ma anche con un pochino di capelli. Qui Lesnar concentrato appunto al centro del ring. Quindi, come avevo detto, già si erano rivelate abbastanza fasulle le voci secondo cui Lesnar non sarebbe potuto arrivare negli States, notizia assolutamente falsa. Byron Saxton e Tom Phillips in cabina di regia al commento. E qui la regia ci riporta indietro di ben 5 anni al pay-per-view Royal Rumble 2015. Un match favoloso tra John Cena, Seth Rollins e Brock Lesnar, dove, ecco, Seth Rollins, accompagnato dall'Authority, aveva incassato il Money in the Bank contract. Rollins, Brock Lesnar.
L'annunciatrice conclude le presentazioni di rito e detto che la sfida quindi inizia. Già Lesnar, protagonista di German Suplex, doppio suplex all'Authority. German Suplex a go-go tra John Cena, Authority e Seth Rollins. E ora lo vediamo, proprio una Kimura Lock, Lesnar su Cena, mentre interviene Seth Rollins. Attitude Adjustment di John Cena su Lesnar. Seth Rollins prova a rubare il pin vincente, ma non ci riesce. Battaglia davvero bella, spinta e vivace quella che si verificò 5 anni fa. E ora Seth Rollins, carnefice di un tornado forza 5 di Brock Lesnar. Trova la ex FU John Cena, doppio FU su Lesnar, ma niente da fare. Crub Stomp di Rollins su Lesnar, ma anche qui niente tre. Sbattuto sui gradoni d'acciaio, mi pare Brock Lesnar da parte di John Cena. Invece Rollins fracassa il tavolo, schiantando la bestia. Rollins, insomma, da una parte e dall'altra ci furono interventi anche di Jamie Noble e suo compagno dell'Authority. Intanto in questa fase Lesnar è ancora a terra, fracassato su un tavolo distrutto. Crub Stomp di Rollins sul re della Nation, ma non finisce neanche ora. Lesnar tenta, ribalta tutto. Tornando forza 5, porta a casa la vittoria e mantiene il titolo in quell'occasione. Ecco la grafica pronta della regia americana sul loro match, appunto, di WrestleMania, che ricordo sarà registrato nella giornata di domani, mercoledì 25, giovedì 26 al Performance Center. Ora molto probabilmente vedremo almeno al microfono tramite segmento AJ Styles, c'è un rombo sulla loro rivalità.
E qui rivediamo quando successe, pare 7 giorni fa, con la firma del contratto a distanza, un po' anche per rispettare le norme vigenti in riferimento al Covid-19, il coronavirus. Qui Styles ribadisce ancora una volta, come ha già detto in varie occasioni, che seppellirà, anzi farà ritornare Undertaker, il vecchino di un tempo che abbiamo conosciuto tutti. Ecco qui il post pubblicato da Undertaker con Michelle McCool e una tigre in una piscina. Come ha fatto anche altre volte, lo chiamo col suo vero nome, Mark Calloway. Quindi si affronteranno in un body yard match, però ha detto Sans, nessuno sa le regole, sono segrete. Qui la grafica ci ricorda come più tardi sapremo da Randy Orton se accetterà la sfida diretta contro Edge a WrestleMania. Ma ora ci prepariamo al 2 contro 2, Angel Garza e Andrade contro Ricochet. Ricochet e Cedric Alexander. Intanto arrivano gli Street Profits che vanno vicino ai commentatori. Andrade tensione anche all'esterno del ring. Ah, vi ho visto male, non erano arrivati prima, sono arrivati ora gli Street Profits. Bella sfida, gradevole. Alexander e Ricochet sembrano rispondere a turno. Thank you.
che come vi ho detto, non si danno per vinte Alexander e Ricochet, provano di tutto e di più, anche se sono in formissimo in quest'ultimo periodo, Angel Garza e Andrade. Senza dimenticare la straordinaria Zelina Vega. Qui gli schiaffoni si sentono e come, senza pubblico. Sembra di stare ai fasti di un tempo di Lucha Underground. Ring Ether abbastanza splendido di Angel Garza, colore viola, quasi su rosa. Entrando la grafica ci ricorda come della puntata sarà protagonista anche Seth Rollins per la sua rivalità con Kevin Owens. Vicinissima alla vittoria Alexander Ricochet. E qui conteggio vincente, insomma, un po' cioè dubbioso. Sembra quasi che abbia contato 4 volte l'arbitro. E scatta la risa tra i Profits e Andrade e Garza. E ora ci ricordano del 360 Day di lunedì scorso, con la ricca cena di birre di Stone Cold e anche di Becky Lynch. La vittima sacrificale di Austin fu Byron Saxton. E ora gli Street Profits vedono contro due performer di NXT United Kingdom. E non stanno facendo proprio una brutta figura i due atleti di NXT UK. Devono pur dimostrare il loro valore. Ma mi sa che è finita, che gli Street Profits stanno per vincere. Ed infatti, volo di Hawkins e vengono gli Street Profits. Qui
invece ci portiamo su un'altra rivalità, quella tra Shayna Baszler e Becky Lynch. Charlie Caruso sta intervistando la Baszler al centro del ring con luci soffuse. La Baszler dice che distruggerà Becky. Che succede? Becky Lynch appare dal nulla, colpisce assediata la Baszler. Ora invece andiamo in direzione Kevin Owens, Seth Rollins. Ecco che non ha nemmeno il tempo di parlare, Mister KO che interviene appunto Rollins. E qui dice tutto il mio impegno che ho messo in questi anni, il mio sacrificio, tu non me lo butterai all'aria nel cestino tutto in una volta. Quindi parole al veleno di Rollins nei confronti di Kevin Owens. Ecco la pubblicità di promozione, la visione su ESPN in America di questa domenica di WrestleMania 32, dove tra i protagonisti ci fu anche Dwayne Johnson, The Rock, Shaquille O'Neal, vediamo, contro Big Show, Shane McMahon contro Kevin Owens. E ora invece c'è Randy Orton che dice accetto la sfida, quindi ci vedremo lì a WrestleMania. Bene, cari amici, per la nostra reaction differita di Raw è tutto. Ci vedremo per All Elite Dark domani. Grazie a tutti, alla prossima, lo sapete, mi trovate su YouTube, su Facebook e su Instagram, con me sempre aggiornamenti costanti, quotidiani, ovunque. Grazie a tutti, buon proseguimento. Ciao, a domani, ciao.